L'energia del domani, l'energia già dell'oggi. Progettare il futuro dell'Italia dal punto di vista dell'autonomia energetica e della decarbonizzazione dell'industria. Questi temi discussi alle Unioni Industriali di Torino durante il convegno Energie Possibili all'interno del ricco calendario di Biennale Tecnologia, la manifestazione organizzata dal Politecnico di Torino. A dialogare sul palco relatori di altissimo livello. Da voi vi occupate e utilizzate il nucleare di quarta generazione, in particolare il piombo. Siamo introducendo questa innovazione con dei piccoli reattori modulari, quindi delle macchine che si adattano molto alla transizione energetica, perché possono, per esempio, in questo caso ne abbiamo parlato molto, lavorare con l'industria e contribuire alla decarbonizzazione non solo con elettricità ma anche con calore, con cicli combinati, lavorando molto vicino alle applicazioni industriali, con una possibilità di finanziamento molto più semplice rispetto ai grandi impianti tradizionali. Quindi oggi abbiamo affrontato un po' questi temi. Si diceva però che il nucleare dal punto di vista dei costi è meno competitivo rispetto ad altre risorse. Direi che lo era. Uno dei nostri obiettivi è proprio dimostrare che oggi il nucleare può essere anche molto competitivo rispetto alle esigenze del mercato. Quindi è un po' difficile entrare nel merito del discorso adesso, perché quando si parla di costi dell'energia bisogna anche capire dove questa energia è prodotta e deve essere venduta, quindi ci sono dei costi di sistema in cui oggi non si tiene conto. Diciamo, l'evidenza che sarà sempre più chiara con la realizzazione degli impianti. In questo momento noi stiamo incoraggiando investimenti nella supply chain del nucleare, perché l'Italia non ha in questo momento la possibilità di fare degli impianti nucleari, però l'industria italiana ha la possibilità di partecipare al grande boom che si prospetta di questa industria un po' in tutta Europa, e quindi l'Italia sicuramente è un posto dove ci sono le competenze e la competitività anche industriale per poter essere protagonista in questo mercato. Oggi si è parlato di energie possibili, di transizione energetica. Voi vi occupate nello specifico di decarbonizzazione e di utilizzo dell'elemento chimico. Che cosa fate in questo senso? Ma noi sostanzialmente l'idea nostra è utilizzare l'expertise, tutte le competenze che abbiamo nella chimica e riprodurre prodotti chimici dall'idrogeno ai fertilizzanti ai carburanti realizzati in modo diverso, per esempio decarbonizzando con la cattura della CO2 a livello chimico, oppure utilizzando i rifiuti. Oggi i rifiuti noi riteniamo che hanno un terzo, ogni rifiuto che noi oggi buttiamo di plasmix hanno un terzo di petrolio equivalente, quindi noi andiamo a recuperare quella parte di energia per produrre utilizzando un sistema di reazione senza emissioni di CO2, e quindi questo riproducendo i stessi prodotti decarbonizzati. Lo facciamo, come ho detto prima, dai fertilizzanti ai nuovi polimeri, per esempio se ne è parlato tanto oggi, al Sustainable Aviation Fuels per l'aviazione, che è uno dei diciamo, carburanti più inquinanti che in questo momento abbiamo. Lei diceva che la transizione energetica, oltre ad essere necessaria dal punto di vista proprio della sostenibilità e dell'ambiente, può essere un'opportunità proprio per le aziende in questo momento. In che senso? Nel senso che oggi c'è una forte domanda di impianti, come dicevo prima, decarbonizzati. Quindi, come dire, chi cambia, chi si mette in discussione, chi rivede i propri processi interni, quindi utilizzando e sviluppando o utilizzando tecnologie che vanno in quella direzione, oggi è un mercato crescente. Noi vediamo una crescita, le immagini che dalle stime che abbiamo fatto, se noi mantenessimo le nostre quote di mercato come azienda, nei prossimi 20 anni saremo un'azienda 20 volte più grande. Quindi, come dire, grandissima opportunità per le grandi aziende, ma soprattutto per tutta la filiera. Noi siamo una grande azienda e abbiamo il nostro percorso di decarbonizzazione, ma siamo una società di servizi, quindi quello che è importante è sì i nostri obiettivi di riduzione della spesa energetica, noi già andiamo al 100% con energia elettrica da fonti rinnovabili, ma soprattutto è come supportiamo i nostri clienti nella decarbonizzazione. Quando una banca aderisce come noi alla Net Zero Banking Alliance, dichiara che
decarbonizzerà i propri portafogli e non può farlo se non supporta i propri clienti nel loro processo di decarbonizzazione, e lo facciamo quindi con prodotti dedicati. Abbiamo anche messo un green bond, cioè abbiamo raccolto finanza dal mercato per supportare la transizione dei nostri clienti, e siamo al loro fianco, dalle grandi aziende alle piccole e medie imprese, e sulle piccole e medie imprese stiamo lavorando anche con servizi dedicati.